strategia. Il positivo che andremo a vedere ora, secondo me, è fondamentale, perché sono riuscito a trovare un grafico che in una singola, diciamo, fotografia vi mette in luce il perché invecchiamo, perché ingrassiamo, perché vengono fuori tante malattie collegate al metabolismo, quindi la resistenza insulinica al diabete, l'aumento della pressione e poi con il degenerare della situazione con gli anni anche malattie più pericolose e dannose. E ce lo fa capire immediatamente, come vedrete la diapositiva capirete perché. E questo secondo me è fondamentale, perché come faccio nel mio studio, il mio ruolo non è quello di dirvi cosa dovete fare, ma spiegarvi perché, se non fate quello, iniziate a degenerare il vostro stile di vita e la vostra salute. È tutta prevenzione. Il mio lavoro è quindi quello di farvi capire cosa state sbagliando, perché fortunatamente noi, vivendo in Italia, abbiamo la possibilità di avere accesso a uno stile di vita e a un'alimentazione sana, quella mediterranea. Per cui se voi capite gli errori che commettete, non c'è bisogno di andare da dei nutrizionisti, farsi stampare la dieta, mangiate questo, no, lo sapete fare da soli. Però dovete capire perché lo dovete fare, perché ovviamente troverete lo stimolo a continuare a farlo in un periodo di tempo più lungo possibile, quindi introdurlo all'interno del vostro stile di vita quotidiano, altrimenti non serve a niente. Fare una dieta per un mese, due mesi e poi ritornare a fare quello che si faceva prima ci riporterà alla lancetta indietro nel tempo dove eravamo partiti. Dobbiamo abituare il nostro corpo a un nuovo stile di vita. E come si fa? Capendo se sbagliamo strada, dove andremo a finire. Quindi, eccoci qua, ecco la diapositiva che vi dicevo, semplicissimo. Allora, questo qui è lo stile di vita di tutti noi, cioè non c'è versi, ok? Questo è il nostro stile di vita. È tutto collegato con questa molecola, il glucosio. Quindi, mezzogiorno, eccolo qui, inizia a mangiare, picco di glucosio che poi scende, stimolo insulinico, e quindi il pancreas poverino che deve lavorare per cercare di assorbire il glucosio. Poi, ah no, ho fame ancora, non ho mangiato abbastanza, dai, facciamo uno spuntino, boom, e riborda con il picco di glucosio, e qui l'insulina. Poi dopo un pochino, eccoci qua, e vai di nuovo, poi un pochino di nuovo, eccolo qui, costantemente soggetti a questi picchi insulinici, perché ci è stato detto che dobbiamo mangiare 5-6 volte al giorno, no, i ragazzi in crescita sicuramente fino a 15, 16, 17, 18 anni, 20 anni se fanno attività fisica, dopodiché dobbiamo iniziare a ridurre le calorie. Ok, ridurre il numero dei pasti. Come potete vedere, quando il glucosio è alto, i chetoni, che poi andremo a analizzare, che sono delle molecole fondamentali per rendere il nostro metabolismo efficiente e quindi metabolicamente utile a svolgere poi tutti quei compiti risolutivi nella nostra salute che abbiamo visto precedentemente, rimane sempre basso, cioè non si innalza mai. Okay. Quando poi si inizia a inserire nel nostro stile di vita varie tipologie di digiuno intermittente o restrizione calorica, questo per esempio è il 5-2, no? Dove per 5 giorni, vedete qui il glucosio, niente, primo giorno, secondo giorno, ok, poi mangio, riposo, quindi i famosi 3 pasti al giorno e qui niente. Come potete vedere, dopo un pochino di tempo, soprattutto nelle prime, diciamo, 24 ore, dalle 12 alle 24 ore, io l'ho fatto varie volte, vi dico che ci vogliono più di 18 ore per iniziare a vedere i chetoni che si innalzano, a meno che non fate attività sportiva, iniziano a innalzarsi i chetoni. Ed ecco
che in questa fase qui, in queste ore qui, in questo giorno qui, i benefici del digiuno iniziano a venire fuori, i benefici molecolari del digiuno. Ma ricordatevi che a livello cellulare, al momento, se noi consideriamo i chetoni, va bene, come un segnale molecolare, quale lo sono, perché l'acetil-CoA è un segnale molecolare, iniziano a penetrare nella cellula. E la cellula inizia a reagire e a dire: ok, ragazzi, qui la situazione è cambiata, vogliamo sopravvivere, cosa dobbiamo fare? Il DNA viene stimolato a iniziare a produrre tutta una serie di proteine che sono tipiche del digiuno, sono tipiche di una situazione di scarico calorico e che, come abbiamo visto, nel tempo danno degli effetti benefici al nostro corpo. È chiaro che ci vuole tempo per far sì che dal DNA, tramite la trasduzione, la traduzione e poi la formazione attraverso la trascrizione dell'mRNA, si riesca in qualche modo a formare delle proteine che hanno un ruolo nel nostro metabolismo. Passa del tempo, possono passare anche delle 72 ore, però noi che cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente ripeterlo per un po' di tempo e renderlo diciamo, una pratica costante nella nostra vita, in modo che questo segnale sia effettivamente costante e queste molecole siano presenti continuamente, perché se nel primo periodo ci mette di più, poi se la situazione metabolica si ripete spesso è logico che rimangano in circolo. Perché? Perché rimane in circolo l'mRNA che non viene completamente distrutto. Questa altra situazione dove 18 ore di digiuno, vedete qui glucosio, chetoni che si alzano, poi tre pasti, poi di nuovo, eccetera, eccetera. Quindi questo era per farvi capire che se noi continuiamo a avere troppi pasti al giorno e non introduciamo mai un periodo di 24 ore di digiuno, i chetoni non si innalzeranno mai e non avremo mai questa risposta molecolare che ci permette di settarci in una situazione molto più protettiva per la nostra salute. Spero che sia chiaro. Ora vado qui. Ok, ragazzi, e termino.